su Asdo, là, ragazzi e ragazze. Eccoci arrivati al Dev Stream 123. È stato un Dev Stream denso di notizie, ma raccontate in maniera sparsa e molto confusionaria. Detesto quando fanno così. Vediamo di provare a mettere un po' di ordine per provare a raccontarle con un po' più di chiarezza. Volevo iniziare da una delle questioni più spinose, il MIUI 3.0. Non avendo fatto riassunto del Dev Stream 122, non ho avuto modo di dirvelo, ma in quella puntata c'è stata la conferma, purtroppo aggiungerei, del fatto che vorranno pubblicarlo a pezzi, ovvero finiranno le stance per un tipo di arma, ad esempio le spade ad una mano, e poi raccoglieranno il nostro feedback su cosa funziona e cosa no. Tutto questo ci lascerà in una situazione in cui i mod per il MIUI avranno una sorta di doppia vita, ovvero ogni mod avrà al suo interno sia il nuovo codice sia quello vecchio e funzioneranno in modi leggermente diversi a seconda di dove sono equipaggiati. Una situazione, a mio modo di vedere, poco professionale e tutt'altro che chiara. Ma a parte questa notizia, non esattamente meravigliosa, ce n'è un'altra decisamente migliore, perché la prossima settimana dovremmo, e il condizionale è sempre d'obbligo, ricevere una delle prime componenti del MIUI 3.0, ovvero lo switch istantaneo tra armi da fuoco e MIUI. Ne avevamo già discusso, ma lo ripeto per chi non lo sapesse. Da quel momento in poi non esisterà più la modalità Quick MIUI. Quando premeremo il pulsante del MIUI, entreremo istantaneamente nella modalità MIUI come se avessimo tenuto premuto F. Perciò potremo usare fin da subito le combo e tutte le piacevolezze del caso. Anche tornare alle armi da fuoco diventerà istantaneo perché basterà premere il pulsante del fuoco, il mouse sinistro se avete tenuto il default, per riequipaggiare l'arma che avevamo prima. Il channeling per il momento si sposterà in un nuovo tasto a lui dedicato e dovremo convivere con questa cosa almeno fino a quando non sapremo che cosa ne vorranno fare. Questa per me è un'ottima notizia. I tempi di switch sono stati velocizzati e tutto il sistema così sembra integrato, facile e soddisfacente. Credo che sia un salto di qualità non indifferente per Warframe e uno di cui si sentiva davvero il bisogno per una volta, specialmente dopo aver provato diversi giochi che hanno fatto gli attacchi melee davvero davvero bene. Insomma, tenere premuto F non credo che mi mancherà, nemmeno un po'. Oltre a questo, i dev stanno anche lavorando ad una nuova hit detection sui nemici per rendere l'animazione dei colpi più bella e soddisfacente. Sarà molto più precisa di ora. I nemici si sposteranno esattamente nel punto in cui li abbiamo colpiti, perciò sarà ancora più facile vedere se abbiamo colpito il punto giusto e non saprei che altro aggiungere, è davvero bello da vedere. Miglioreranno anche le risposte ai colpi melee, perciò grande vittoria su tutti i fronti. Ma passiamo adesso alle skin deluxe. In questo dev stream non l'hanno fatta vedere, ma la deluxe di Limbo è finalmente terminata, devono solamente finire di agganciarla per bene al rigging. Un po' più indietro, ma già presentabile, è invece la deluxe di Atlas, che è questa, in tutto il suo geologico splendore. C'è ancora del lavoro da fare, ma all'interno del geode dovranno esserci molti più pezzettini fluttuanti, ad esempio, e i golem non sono ancora completi, ma devo dire che il lavoro fatto finora è davvero degno di nota, specialmente sui materiali che sembrano veramente rocciosi e sono fatti molto molto bene. Bello bello bello. Ora diamo un'occhiata al remaster della Gaz City, che si fa ormai sempre più vicino. Per prima cosa, Rebecca ha deciso di farci fare un tour all'interno di uno dei tile più famosi dell'attuale Gaz City. Decisamente cambiato a livello visivo, ma è ancora perfettamente riconoscibile. Cioè, questi scaloni lunghissimi così sono inconfondibili. Una delle cose più belle è che hanno mantenuto anche i balconcini segreti di questa stanza. E questo, come disse Gandalf, è un pensiero incoraggiante. Da notare anche l'aggiunta di parti in movimento e di piccoli droni di manutenzione qui e là, che rendono il tutto ancora più vivo. Poi c'è anche una novità per quanto riguarda le porte trappola, che subiranno un deciso cambiamento verso una meccanica, secondo me, molto più interessante di quella che abbiamo ora. Al momento quelle porte sono legate alle telecamerine. Se la telecamera ci vede, attiva i laser e la porta ci danneggia. Nel remaster invece funzioneranno in maniera un po' diversa. Avranno una banda laser che coprirà una porzione di porta e noi dovremo cercare di evitarla. Qui, ad esempio, ci hanno mostrato un ipotetico percorso ad ostacoli che inizia con delle porte
e poi sfocia in bandoni laser più grandi, addirittura alcuni sono anche in movimento. E questa cosa, se ho capito bene, potrebbe essere anche una sorta di percorso ad ostacoli simile a quello che c'è nel Void, ad esempio. Se riusciamo ad arrivare in fondo, potrebbe esserci qualche reward interessante. Ma non è tutto qui. Nella Gas City ci saranno nuovi nemici che dropperanno 3 nuovi set di mod a tema Corpus. Non li hanno mostrati per bene nel dev stream perché i valori non sono ancora quelli finali, ma si tratta del set Kestrel, Raptor e Spider. Il set Kestrel migliora alcune cose durante gli aim glide, il set Raptor quando siamo in aria, mentre il set Spider è dedicato al wall latch. Nessuno di essi però sembra realmente un game changer ad occhio, e questo probabilmente è un vero peccato. Ma vediamo ora il vero punto focale di questo dev stream, ovvero i due nuovi frame Wisp e Ildrin. Iniziamo da Wisp, visto che c'è meno da dire in quanto non c'è stato detto praticamente nulla sulle sue abilità, che non sono ancora pronti a mostrarci. Ma abbiamo comunque visto il modello. Non è ancora allo stato finale, perché stanno pensando di aggiungere alcuni dettagli alle bande di tessuto che svolazzano, ma sappiamo già che quella che ci hanno mostrato è la sua nuova animazione di idol personalizzata. Quindi una nuova animazione fluttuante, tutta sua, e che avrà anche un'animazione di sprint, tutta sua. Avete notato i piedi? No? Avete ragione. Meraviglioso! Ora invece passiamo a Ildrin, di cui abbiamo visto un discreto riassuntino di tutte le abilità. Come al solito, chi pensava che fosse un clone di Rhino ha ovviamente sbagliato. Magari un giorno queste persone inizieranno a rendersi conto che non è così che funziona, ma probabilmente sto riponendo troppa fiducia in questa gente, perciò meglio chiuderla qui. La sua passiva fornisce una meccanica chiamata Shield Gating sui suoi scudi e sull'Overshield. Non sapete cos'è lo Shield Gating? Facciamo un esempio. Ipotizziamo che voi abbiate 200 HP e 200 scudi. Se ricevete un colpo che fa 400 danni, dovreste morire sul colpo, giusto? Con lo Shield Gating invece, il colpo da 400 esaurisce completamente i vostri scudi, ma il resto del danno viene bloccato e non va ad erodere il vostro pool di vita. Questo è lo Shield Gating. In più, Ildrin non possiede una barra dell'energia. Tutte le abilità costano scudi e ovviamente se raccogliamo delle pallette di energia andranno a ricaricare istantaneamente gli scudi. E per istantaneamente intendo che andranno anche ad annullare il Recharge Delay, che è un'ottima cosa. La sua prima abilità si chiama Balefire ed è francamente la meno impressionante di tutte. È una piccola arma Exalted che spara un proiettile energetico caricabile. Il proiettile non è Hit Scan, ma ha un travel time che ad occhio mi sembra molto simile a quello del Tomb Finger. Sembra che faccia un po' di danno a Owen nella zona che va a colpire, oltretutto. Vedremo se moddando quest'arma riusciremo a farle raggiungere anche dei valori interessanti. La seconda abilità si chiama Shield Pillage ed è una sorta di onda d'urto che si allontana da noi per poi tornare velocemente verso di noi. Nel far questo ruba scudo e armor ai nemici che oltrepassa per darle a noi, oltre a togliere a noi e ai nostri alleati anche tutti gli effetti di status che ci hanno applicato. Abbiamo un brutto proc tossina o slash che ci sta danneggiando, premi 2 e passa la paura. Se abbiamo fretta possiamo anche premere nuovamente 2 mentre l'onda è in viaggio per farla tornare da noi istantaneamente senza dover aspettare che compia l'intero tragitto, è utile per le situazioni di emergenza. La terza abilità invece è Haven e ci tramuta in una Shield Osprey praticamente. È un'abilità toggle, quindi possiamo attivarla e tenerla sempre attiva. Forniremo degli scudi extra ai nostri alleati entro il suo raggio d'azione e danneggerà i nemici a seconda della quantità di scudo che gli ruberemo. Non sono sicuro di aver compreso al 100% quest'ultima meccanica, ma dovrebbe essere così. Vedremo meglio quando ce l'avremo tra le mani, direi. La quarta abilità invece è Aegis Storm e ci farà alzare in volo. Esatto, Ildrin è l'ennesimo frame in grado di volare per davvero. Ciao di nuovo Zephyr. Possiamo salire e scendere di quota e spostarci, ma la cosa realmente utile dell'abilità è che tutti i nemici entro un certo raggio d'azione vengono immobilizzati da un pillar di energia che li danneggia. Più saliamo di quota, più danno faremo,
ma il radius si restringerà. In più possiamo comunque castare le altre abilità mentre siamo in questa modalità di volo, perciò si può anche attivare Bale Fire e bersagliare i nemici dall'alto. Insomma, Iron Man è servito praticamente. Come ultima cosa ho voluto lasciare una questione a cui sono assolutamente contrario. Stanno per introdurre una nuova classe di effetti cosmetici chiamati Ephemeral. Sono chiaramente ispirati a Path of Exile e si tratta di effetti cosmetici che vanno da impronte temporanee che vengono lasciate dietro di te ad ogni passo ad effetti total body, come il fumo che esce dal corpo, sempre ovviamente temporaneo. Avete già capito che li odio con tutto il cuore. Come mi sono sembrati stupidi e fuori luogo in Path of Exile, li considero stupidi e fuori luogo ancora maggiormente in Warframe. Ritrovo veramente una caduta di stile a livello di design. Niente urla RPG coreano come le impronte personalizzate con gli effettini. Cioè, le trovo plausibili solo in casi molto ristretti e controllati. Ad esempio, le impronte infuocate su Ember magari quando hai attivo World on Fire, oppure il fumo solamente su Ash. Oppure ancora le foglioline solamente quando stai camminando nell'Hallowed Ground di Oberon. Ma basta così. Lasciare questa cosa libera e alla discrezione delle persone porta solo risultati pacchiani e orribili da vedere. Ovviamente non ci ripenseranno, perché è inutile illudersi di poter scrivere sul forum e fargli tornare indietro. Ma trovo che sia un errore madornale e un bruttissimo colpo alla direzione artistica del gioco, e nessuno mi farà mai cambiare idea su questo fatto. Detto ciò, direi che abbiamo coperto tutti gli argomenti principali. Tra le cose minori menzionate più brevemente, c'è una novità per il precept Retrieve del Cesa Kubro. Come potete immaginare, ora che abbiamo Fetch equipaggiabile su tutti i companion animali, Retrieve è diventato ridondante e abbastanza inutile. Ebbene, stanno per tramutarlo in una sorta di Desecrate di Necros in versione light. Non desacrerà ovviamente tutti i cadaveri, ma in quelli che verranno raggiunti dal nostro Kubro potremmo avere una probabilità di loot extra, e secondo me è un'idea molto carina. In più, ci sono in arrivo molto presto un miglioramento per quanto riguarda la logica della scelta dei mod nella funzione auto-install dell'arsenale. Un programmatore sta riscrivendo la funzione per renderla più intelligente e far sì che cerchi di usare per primi dei mod che vengono realmente installati nelle armi. Come ultima cosa, ma decisamente non ultima in termini di importanza, siamo quasi pronti per provare l'estrazione singola nelle missioni Endless. Nel prossimo aggiornamento mainline del gioco verrà aggiunta questa funzione in via sperimentale nel Survival e nell'Excavation, e potremo lasciare la missione senza dover per forza costringere tutti gli altri a smettere. Aspettiamo maggiori dettagli su come funzionerà a questo punto. DevStream bello ricco, no? Che ve ne pare delle novità? Contenti o delusi? Preoccupati o eccitati? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, se vi va. E poi mi hanno detto che dovrei chiedere di iscrivervi al canale e di attivare una campanella che francamente non ho ben capito cosa faccia o dove sia. Perciò se vi va fatelo. Poi l'account è il vostro e ve lo gestite come vi pare, ci mancherebbe altro. Comunque, alla prossima!